Mi chiede Nazario Jacoponi, ma scusi, quale programma ha usato per la simulazione? Caro Rosario, non ne ho usato alcuno. Io uso le immagini come file PNG, le quali hanno delle trasparenze che potrebbero aiutare, ma non le ho usate. Ho studiato tutti i movimenti, ho deciso io quanto fosse la velocità delle vetture e tenendo conto di quanti fotogrammi ci sarebbero stati in un secondo, se io facevo 2 decimi di secondo per ogni fotogramma, e quanto era il tratto di velocità che una vettura poteva usare, io mi sono regolato così. Esempio, io sono partito da 1, poi ho fatto 2, 3, 4, poi ci ho messo questi che li ho messi come traffico e quindi ho fatto ricorso a copia 1, 2, 3, 4 per poterli inserire davanti. Gli scatti di ogni macchina sono proprio legati alla velocità e a quanta strada avrebbero percorso queste vetture in 2 decimi di secondo, proprio come avanzamento. Quindi un lavoraccio a mano, perché ho dovuto spostare io le vetture volta per volta sul disegno. Quando ho dovuto simulare la caduta dal ponte, considerato il tempo di 2 decimi di secondo per ogni fotogramma, io ho dovuto in primo luogo decidere quanto tempo impiegava la caduta per cadere all'accelerazione di gravità di 9 metri al secondo. Fissato questo, ho creato a mano la traiettoria e volta per volta, secondo le accelerazioni che ci sarebbero state nella caduta, ho posizionato i pezzi in modo da tenere conto dell'accelerazione gravitazionale. Io non mi sono avvalso di nessun sistema automatico, perché tutte le cose che io ho rappresentato le ho ragionate. Quando io ho mostrato un fotogramma con lo strattone, per esempio, di uno strallo, e vi mostro qual è questo fotogramma. In questo fotogramma, che è il numero 5, c'è il camion che si sta avvicinando a quel punto dove deve essere quando comincia a crollare la pensilina. Chiaramente gli stralli sono ancora integri e quindi praticamente c'è ancora dello spazio che il tir, quello dei 34 delle 4 tonnellate di carico, deve fare per arrivare in posizione. Qui comincia a staccarsi il primo strallo, quello a valle, e io in questo momento qui non ho notato nessuna reazione nella cima, perché do il tempo agli eventi di accadere. Però immediatamente l'elemento E17 ha cominciato una piccola rotazione. Nei 2 decimi di secondo che vengono dopo, ecco, c'è la reazione del ponte e, se noti bene, c'è la parte verso noi osservatori, la prima A che abbiamo di fronte, che si è inclinata rispetto all'altra che si vede in ombra di dietro.
che non si è mossa, perché in questa posizione è solo la prima A di qui che ha lo strattone verso destra, e questo è stato ottenuto proprio attraverso l'inclinazione fatta con gli strumenti tecnici che dà il computer per inclinare le cose. Nel fotogramma 8 si stacca anche lo strallo che è a sinistra, dalla parte a monte. Intanto prosegue la rotazione dell'elemento 17 e inizia la rotazione della passerella che deve abbassarsi, e intanto vediamo il tir che ho dovuto spostare in un modo tale che arrivasse esattamente sulla passerella appena la passerella inizia la sua rotazione. Tutte queste cose le ho dovute calcolare a mano. Ora è evidente che in questo momento anche la parte dell'altra parte della A, quella a monte, si è flessa essa pure ed è sparita l'ombra che c'era. Sono tutte e due tese perché gli stralli di destra sono tutte e due tesi che tendono la cima verso destra. Tutte queste valutazioni le devo fare una ad una. Nel 9 si accentua lo spostamento, ma nella punta accade una separazione dalla parte davanti a quella di dietro, perché si sta creando una condizione in cui si stacca l'elemento in alto che congiunge le due parti della A. Sì, mi rendo conto, questa è una situazione che devo chiarire, infatti sto elaborando un video particolare in cui dettaglio esattamente che cosa succede lì alla parte in alto con chiarezza, perché qui è un po' approssimato il discorso. Ho dovuto tenere conto di troppe cose insieme. Intanto il tir è quasi arrivato in posizione, vedete, e la macchinina, quella che poi andrà a finire dentro il cassone che si rovescia, sta arrivando essa pure nel punto dove avrà quella spinta che la farà ruotare. Nel fotogramma 10, ecco, il tir rosso è arrivato sulla passerella e si inizia proprio a rompere lo strallo da quella parte lì, e con la rottura dello strallo la A che salva questa parte ritorna nella posizione che aveva prima, perché adesso non ha più nessun carico né a destra né a sinistra, e lei inizia quel movimento che poi lo porterà a ribaltarsi nel movimento che proseguirà. Le altre parti vanno tutte portate in avanti a mano, una per una, poiché io ogni volta che faccio una modifica la devo memorizzare e ne faccio una sola alla volta. Quando io ho fatto il secondo scatto, per esempio, della passerella che si è inclinata di più, io non ho potuto fare tutto insieme. Ho memorizzato quella parte, poi sono intervenuto riprendendo di nuovo questa scena per far avanzare la macchinina e ho memorizzata. Poi
insomma, ogni elemento, in ogni movimento, non c'è stato nessun calcolatore che mi ha aiutato. Mi ha aiutato la mia ragione, perché ho dovuto far accadere gli eventi a mano che essi, secondo logica, sarebbero accaduti. Di conseguenza, il programma che mi ha assistito è la mia ragione e basta. Perché vedete, mentre il furgone, il tir, che era in velocità, non è che spegne la sua velocità perché si ritrova sulla passerella che comincia a cadere. Ha un abbrivio e di conseguenza non è che si stacca dalla passerella, perché la ritrova ancora davanti, nella parte che ha davanti, e si appoggia lì. E di conseguenza non è che si stacca, continua a salire sulla passerella a mano che la passerella si abbassa. Ma per fare tutto questo e fare gli spostamenti, io che sul computer non li posso fare in obliquo, ho dovuto disegnare in orizzontale tutti questi elementi qui e poi fare avanzare con gli elementi in orizzontale questo furgone di posizione in posizione. Quando ho disegnato in orizzontale tutte le posizioni, dopo le ho prese ad una collocandole nel posto dove andavano. Per cui se voi vedete alla fine che il camion sta andando in su mentre la passerella va giù, quel lavoro che per voi a vederlo è semplice, per me è stato un vero e proprio lavoraccio. Considerate tutte le parti che si muovono qui simultaneamente, voi pensate un po' che cosa ho dovuto stabilire io come regola per fare accadere gli avvenimenti. E chi ha regolato tutto questo? Solo la mia ragione. Io non ho dato le regole di quello che sarebbe accaduto a nessun computer. L'unico computer qui è stata la mia mente. E chi non ha capito che lavoro io ho fatto, che mi ha impegnato una settimana, vedendo un lavoro che ha avuto la durata di una 4 o 5 secondi, non capisce la difficoltà a fare a mano queste cose qui, che il computer le fa. Però il computer o gli dai tutte le regole che deve seguire in tutti i casi possibili e immaginabili, oppure quando si ritrova in una situazione particolare agisce a modo suo e non come sono andate poi realmente le cose all'atto pratico.